Adesso, Ernesto, passiamo a una persona che, diciamo, ti è vicina, no? Perché, diciamo che, possiamo dire che siete amici? Cesare, se ci sei, batti un colpo. Eccomi. Eccolo qua, eccolo qua. Innanzitutto, buon pomeriggio a tutti, tutte le persone collegate. Vabbè, direi che con Ernesto siamo più che amici, nel senso che Ernesto è stato il mio maestro. Poi, come ti avevo spiegato l'altra volta, lavorare con Ernesto per me è stato un grandissimo onore, oltre che una possibilità di apprendimento enorme. Per chi è in linea, magari possiamo anche raccontare l'aneddoto. Ormai una decina d'anni fa, anche di più forse, adesso non mi ricordo la stagione sportiva, il Novara accedeva alla Serie A e nell'ambito di quella compagine io venni indicato per assistere alle assemblee di Lega e seguire tutto quello che era la politica federale per una società neopromossa. Diciamo che il primo giorno che mi sono presentato in Lega di Serie A è stato un po' come il primo giorno di scuola, e vedere dal vivo comunque le persone che avevi visto soltanto dalla televisione è stata una grande emozione. Beh, nell'ambito di quell'arena molto agguerrita, come vediamo dai giornali, io ricordo che Ernesto Paolillo è stata la persona che mi ha guidato in quei mesi e mi ha permesso di capire determinate dinamiche. Altri invece avevano l'intenzione più che altro di giocare al gatto col topo oppure al lupo con l'agnello. Ciò non è successo perché ho avuto veramente un maestro importante, un maestro che mi ha guidato, ecco. Poi è chiaro che con gli anni non ci siamo persi di vista, l'ho seguito a Castellanza all'università, prima da assistente, poi anche con la cattedra in economia e gestione delle imprese sportive, e quindi insomma Ernesto è un punto di riferimento importante per chi vuole lavorare nel calcio, quindi è molto più che un amico, un punto di riferimento. Ottimo. Allora, prima abbiamo parlato con Ernesto anche di persone, no? Abbiamo concluso con questa domanda, quindi qual è la figura magari più importante? Perché alla fine quando parliamo di società parliamo di persone, quando parliamo di persone a livello sportivo sappiamo che i principali stakeholder appartengono alle figure di atleti, dirigenti, società e federazioni. Quindi ci siamo chiesti, quando stavamo creando questo evento, questo mega evento, chi potesse parlare di questi esponenti e un po' di come si trovano a collaborare tra di loro, e quindi non abbiamo avuto dubbi. Diciamo che è uno dei più importanti avvocati nel panorama sportivo italiano e 17 anni fa, dopo rilevanti esperienze in Italia e all'estero, ha aperto la sua società DCF Sport Legal, specializzata in diritto e management sportivo. Amici miei, amici di Cambio di Campo, ecco a voi Cesare Di Cintio, speaker ambito network e relazioni tra società per il nostro evento Calcio che Impresa. Cesare, ti lascio la parola. Grazie, grazie, sei gentilissimo. Innanzitutto è una bellissima iniziativa questa, e devo dire che portare aiuto e comunque conoscenza alle società dilettantistiche è sempre importante. Io penso che alla luce di quello che è successo in questi ultimi due mesi ci siamo trovati di fronte alla necessità di parlare di modello di business e appunto questo concetto. Parlare di modello di business significa scegliere che tipo di strategia. Correttamente tu, il modello di business non dipende in parte dagli investimenti economici, ma l'idea è sempre importante. Che a me piace poco definire il mondo dei dilettanti, perché è una parola che suscita lontani dalla professionalità, che in realtà non è così. A me piace definirlo mondo dei non professionisti. Il mondo dei non professionisti è un mondo che le risorse spesso sono risorse non colte, spesso sono risorse non scoperte adeguatamente, però è chiaro che il mondo dei dilettanti, proprio per i numeri che genera, è importante sia a livello federale, nell'ambito della politica federale, sia a livello sociale. Quindi il discorso sociale è un discorso, secondo me, primario, che deve essere svolto, almeno ti dico oggi, nel post, o meglio, post è ancora un termine secondo me troppo ottimista, nella strategia per affrontare il post-coronavirus,
io credo che le società dilettantistiche dovranno svolgere un ruolo molto importante. Questa è una riflessione che ho fatto nei giorni scorsi, analizzando un po' quelle che sono situazioni di confine col mondo dei professionisti. Il ruolo sociale è sicuramente un ruolo fondamentale, ma anche il ruolo tecnico che svolgono le società dilettantistiche. Nei prossimi anni comunque ci saranno sempre più difficoltà, io credo, a spostare ragazzi giovani da una regione all'altra, quantomeno nella prossima stagione sportiva, della quale non conosciamo ancora l'inizio, spostare comunque i ragazzi da una regione all'altra potrebbe essere difficoltoso. Allora cosa sarà importante? Sarà importante l'offerta che dovranno porre all'attenzione dei propri stakeholder le società dilettantistiche. Le società dilettantistiche, dal mio punto di vista, in molti casi possono e debbono lavorare meglio delle società professionistiche. Come giustamente detto Ernesto, nell'ambito dei professionisti spesso viene dimenticato il settore giovanile, cioè il settore giovanile è considerato un po' come l'ultima ruota del carro, perché dal settore giovanile purtroppo per alcune società derivano costi, ma è chiaro che i costi derivano nel momento in cui l'investimento non è finalizzato a ottenere un ritorno economico. Al di là della serie A, dove comunque i settori giovanili sono sempre settori giovanili di un certo livello, e della serie B, io mi vorrei focalizzare su due tipologie di settori giovanili, cioè il settore giovanile di Lega Pro e il settore giovanile di serie D. Purtroppo non sempre nell'ultima categoria professionistica c'è questa attenzione al giovane. Perché? Perché in molti casi già le società di Lega Pro hanno delle difficoltà enormi per poter mandare avanti le situazioni collegate alla prima squadra. Qualche presidente pensa che l'investimento sul settore giovanile possa essere un investimento troppo oneroso. In realtà il settore giovanile è quello che ti può dare, soprattutto nell'ambito del professionista, una grande spinta. È ovvio che investire sui giovani implica una politica a lungo termine, perché un bambino di 8 anni lo devi far crescere almeno fino ai 14-15 anni, anzi per i professionisti fino ai 16 anni per poterlo mettere sotto contratto e poi eventualmente, diciamo, offrirlo a un palcoscenico più importante. Per i dilettanti è chiaro che il limite del vincolo pluriennale è un limite importante, perché da quel vincolo pluriennale può derivare comunque la possibilità anche di guadagni collegati ai vari premi che sono riconosciuti dalle NOIFE, cioè il premio di preparazione, il premio di addestramento e formazione tecnica e il premio alla carriera. Però al di là di quello che possono essere il contenuto dei singoli premi, ciò che deve caratterizzare, dal mio punto di vista, è la strategia da affrontare. Mi spiego, una società di Lega Pro oggi deve poter pensare di far esordire in prima squadra un numero minimo di propri giocatori. Cosa significa? Significa che deve essere impostato un lavoro almeno di 8 anni. Perché se prendi un bambino di 8 anni, devi portarlo a 16 anni, è chiaro che il lavoro che deve essere impostato è un lavoro molto lungo. E quei frutti tu li otterrai nel tempo, frutti che otterrai soltanto con un lavoro certosino e un lavoro di qualità. Quindi i responsabili dei settori giovanili, di società di terza divisione e, diciamo, di Lega Pro, devono per forza di cosa focalizzare la propria attenzione a questo, cioè ad avere ben presente un modello di business. Poi devo dire che in molti casi sono i presidenti a tagliare, soprattutto in Lega Pro, i fondi sul settore giovanile. Ma come dicevamo, come in una delle riunioni che noi abbiamo svolto, dipende spesso e soprattutto dalla strategia che si vuole affrontare, no? Noi è ovvio che nell'ambito delle scelte che possono essere fatte su un bambino, è chiaro che ci sono bambini di prima, di seconda, di terza fascia, okay? Ma anche di quarta fascia. La grande, diciamo, vision di una società dilettantistica o di Lega Pro deve essere proprio nell'individuare quel bambino che 8-10 anni non è stato scelto ancora dai grandi club e dai grandi settori giovanili, Inter, Milan, Juventus, Atalanta, ma investire su quel profilo per farlo crescere. Abbiamo 1000 esempi, tantissimi esempi
di bambini che non idonei a 8 anni, 10 anni, 11 anni, 12 anni per un settore giovanile professionistico di serie A o di serie B, hanno potuto accedere a queste categorie in un momento successivo. Perché? Perché ci sono stati esempi e ci sono società che nel loro modello di business, soprattutto nell'ambito del dilettantismo, hanno questa cura del settore giovanile particolare. Io adesso non vorrei fare nomi, ma mi piace fare riferimento, mi piace valorizzare il mio territorio, no? Io vengo da Bergamo, è stata comunque una delle città che purtroppo abbiamo sentito in questo periodo per altri motivi, ma ci sono delle società dilettantistiche che militano nei campionati di Serie D che hanno delle precise strategie in questo senso, no? Strategie volte alla valorizzazione del settore giovanile. Mi viene in mente, per esempio, la Virtus Bergamo, che oggi si chiama Virtus Cesarano Bergamo, che è una società molto apprezzata a livello dilettantistico, ma molto temuta anche dai professionisti. Cioè, la Virtus Bergamo, con le proprie formazioni, quando va a affrontare tornei e incontra società professionistiche, attenzione, in alcuni casi, quando ci sono stati incontri con i settori giovanili di, ovviamente, di Inter, Milan, Juventus, è chiaro che non devi stare a guardare il risultato della partita, ma la prestazione. Però quando questa società, con un settore giovanile molto forte, si misura con, per esempio, settori giovanili di Lega Pro, prevale in più di un'occasione. Perché? Perché la selezione è stata fatta mirando quei profili che in tempo precedente erano profili di seconda, anzi no, di terza e quarta fascia, non pronti per il salto in un settore giovanile importante, sono stati valorizzati, sono stati accuditi, sono stati fatti crescere per arrivare poi al momento in cui la società professionistica te le richiede. Perché in molti casi cosa succede? La società professionistica vuole anche lasciarli nel settore dilettantistico, perché non avendo posto spesso nelle proprie fila deve lasciare che il bambino, il ragazzo, continui a giocare per poter maturare. Ecco, questo è un modello di business che potrebbe, dal mio punto di vista, essere preso ad esempio da molti club. Per esempio, in provincia di Milano mi viene in mente l'Alcione. L'Alcione è una società, da questo punto di vista, molto forte. È una società che, quando gli allievi degli Alcione, l'under 17 dell'Alcione, incontra l'under 17 di una professionistica, non è mai una partita semplice per la società professionistica. Stesso vale per l'under 15, under 14. Perché? Perché c'è il focus diretto in quella direzione. Poi ci sono altre società che hanno le famose affiliazioni. Ora, queste affiliazioni sono importanti, ma se sono finalizzate a un travaso del ragazzo effettivo e non a un travaso, come dire, apparente. Perché per far vedere che Tizio passa da una società dilettantistica fino a una società professionistica è molto semplice. Bisogna vedere quanto ci dura in questa società professionistica, quanto tempo ci sta, ok? Perché questo, secondo me, è il concetto che deve essere valorizzato. Per esempio, c'è un'altra società della mia provincia, mi viene in mente il Ponte San Pietro, che ha questo, diciamo, legame molto stretto con l'Atalanta. Anche in questo caso è un legame effettivo, dove effettivamente c'è un travaso negli anni tra le due società, per cui i giovani non ancora pronti per essere nel settore giovanile dell'Atalanta vengono fatti crescere al Ponte San Pietro, e dal Ponte San Pietro possono passare poi alla compagine bergamasca. La Virtus ha invece un rapporto preferenziale con l'Inter, no? Perché senza avere, diciamo, accordi esclusivi, però l'Inter è una società che pesca molto nel bergamasco. Ad esempio, i bergamaschi sono passati in questi anni all'Inter, per esempio in primavera, sono per esempio Bonfanti, che è un giocatore molto importante, che ha partecipato, un attaccante, ex comunque Virtus Bergamo. Lombardoni, io vorrei citare il caso di Lombardoni. Lombardoni è un ragazzo che adesso gioca nella Pro Patria, ma ha fatto tutta di proprietà dell'Inter, ha fatto tutta la trafila nell'ambito della Virtus Bergamo, e intorno all'età per disputare il campionato Berretti è stato prelevato dall'Inter. Dopo un anno in Berretti è diventato comunque il capitano della primavera pluridecorata di Vecchi, no? È chiaro che in cosa ha fatto la differenza questo ragazzo? Ha fatto la differenza nel suo modo di essere. Me ne parlavano gli allenatori molto bene, perché era un caso molto curioso. Quest'anno c'è stato un caso, sempre alla Virtus Bergamo, di un ragazzo 2002, attenzione, quindi non più giovanissimo, che dopo aver esordito in Serie D è stato privato dall'Inter per disputare la primavera.
E questi passaggi sono passaggi che hanno un contenuto di natura economica, ovviamente, ma la Virtus Bergamo, come il Ponte San Pietro, ma parlo della Virtus Bergamo che è una società che conosco molto bene, hanno come strategia la crescita del giovane, al di là del fatto che la militanza nel campionato di Serie D rappresenta un po' la facciata, la vetrina e lo sfogo soprattutto dove far giocare i ragazzi, perché nel momento in cui in una distinta di una società come la Virtus tu trovi 7-8 giocatori del tuo settore giovanile che a 17 anni, 18 anni giocano in Serie D, allora tu lì hai fatto veramente bingo. Hai fatto bingo perché vuol dire che i tuoi giovani, al di là dei campionati provinciali, regionali che vengono disputati per far crescere i ragazzi, comunque ci sono degli incontri amichevoli che vengono fatti settimanalmente per farli crescere. È ovvio che la Virtus Bergamo nell'ambito della provincia nei dilettanti è un po' come l'Atalanta per i professionisti. Quando hai il salto? Quando la domenica o il sabato, quando c'è la partita di campionato, hai l'opportunità di far scontrare i tuoi giovani con l'Inter, con il Milan, con la Juventus, con l'Atalanta, dove effettivamente possono essere in difficoltà, ma da quella sconfitta crescono. Quindi il lavoro che viene fatto alla base è un lavoro di grandissima qualità. Ma non è un lavoro soltanto tecnico, perché noi l'abbiamo sempre visto dal punto di vista tecnico, noi dobbiamo guardare dal lato societario. È un modello di business, come diceva giustamente Ernesto, un modello di business impostato alla crescita del giovane, dove è chiaro che devi mettere a disposizione della famiglia il pulmino che da Albino, dove si allenano i giovani, oppure da Alzano scende a Bergamo, e da Bergamo va magari a prendere nei paesi intorno i ragazzi che devono andare all'allenamento. E ci sono i pulmini che girano. Qualcuno potrebbe dire sì, i pulmini girano, ma effettivamente ci vogliono soldi, no, per far girare i pulmini. È vero, ma il modello è impostato nell'implementazione negli anni, perché i primi risultati che sono stati ottenuti sono serviti appunto per mettere, diciamo, anno dopo anno risorse nuove per migliorare il servizio. Dopotutto una famiglia, e parliamo anche di soldi in questo caso, una famiglia che paga per il settore giovanile non è oggi una novità. Tutti oggi i settori giovanili fanno pagare le famiglie per il kit, per l'addestramento e la formazione del ragazzo. Il problema è quanto far pagare, perché se esiste un servizio di qualità, la famiglia che vede il servizio di qualità è anche incentivata a pagarlo. Ma è ovvio che se il bambino non ha a disposizione la tuta di rappresentanza, la tuta d'allenamento, la borsa, il pulmino, e quando il pulmino non può venire, magari comunque c'è qualche allenatore che passa a prendere il ragazzo, cioè la cura e la crescita del giovane, è chiaro che poi dai 10 euro che possono essere chiesti come media, tu ne puoi chiedere 20, ma perché il mio servizio è questo. Poi ci sta nell'ambito di una dinamica generale che alcuni sono contrario a questo fatto, che qualcuno possa non pagare, tra virgolette, la retta, no? Perché magari c'è la famiglia poco abbiente e c'è il ragazzo che è molto talentuoso. Però, diciamo, questa fa parte di una strategia dove all'interno di grandi numeri ti puoi permettere quei 10 casi che possono compensare quei ragazzi che non sono stati in grado, che non sono in grado di pagare quanto dovuto per il servizio. I servizi collaterali sono fondamentali, la visita medica di inizio anno. La visita medica di inizio anno è una spesa per le famiglie. Adesso parliamo di famiglie normali, parliamo di coronavirus e di difficoltà che ci saranno nei prossimi anni. Questo è un servizio, secondo me, che in molti casi la società può con convenzioni assorbire, ed è successo che società con convenzioni adeguate hanno assorbito queste spese, che sono spese che comunque le famiglie saranno i 100 euro, saranno i 150 euro, ma comunque assorbono perché per il bene del bambino. È ovvio che se tu riesci a fargli risparmiare è un servizio in più che metti sul piatto. Ma ripeto, il ragazzo talentuoso, la famiglia, diciamo, di un ragazzo talentuoso, non di prima fascia, predilige sempre la società che offre un servizio, al di là del campionato che tu vai a svolgere, perché il servizio ovviamente ti consente di
avere delle comunità. Veniamo poi agli allenatori. Gli allenatori fanno la differenza. Ma esiste un calcio, come ha detto Ernesto, di 20 anni fa, esiste un calcio di 10 anni fa ed esiste un calcio moderno. Quindi il calcio moderno oggi ci pone davanti a dei modelli che non possiamo non tenere in considerazione. Il calcio moderno è molto semplice vederlo. Basta andare nei settori giovanili che vincono di più a prendere coscienza di cosa significa fare calcio moderno. E quel tipo di insegnamento, come viene propinato a un ragazzo dell'Atalanta, può essere propinato a un ragazzo di una società dilettantistica per ridurre quel famoso gap di cui si diceva. Perfetto, no Cesare, è perfetto, sono d'accordo quasi con tutto quello che hai detto. Ci tengo a fare giusto una precisazione, perché magari io so quello che intendi, magari c'è la percezione diversa. Quando noi parliamo di fascia A e fascia B e parlare di puntare su bambini molto talentuosi, perché alla fine portano un ROI, se vogliamo dire così, un ritorno dell'investimento a lungo termine, che poi non è tanto diverso da quando si investe in una startup, ovvero tu investi, metti tanto input all'inizio e poi dopo 8 anni, 7 anni farai una exit, che è quella, il rischio che ha l'imprenditore, no? Come un po' quello di una società. Il punto però qui è anche nel dilettantismo che questo network, questa gestione di questo canale di vendita, che può essere il network con le società professionistiche, è solo uno delle linee di ricavo, linee di reddito, come vogliamo chiamare, iniziative, che deve avere un business model però. Perché se è vero che è assurdo che le società di calcio professionistiche, parliamo anche di Serie A, abbiano una sola fonte di ricavo, è assurdo anche che i dilettanti abbiano una sola fonte di reddito, no? Quindi come un azionista, come un investitore ha nel suo paniere di investimenti azioni, obbligazioni, eccetera, quindi un rischio mitigato, è vero anche che i ragazzini di fascia A, che possono, su cui si può investire, dove il rischio è alto ma la remunerazione sarà alta, a quel punto ha senso prendere un po' di budget per quello, ma anche senso per tutti gli altri offrire un servizio che possa andare a remunerare la società con altre cose, come dicevi tu giustamente, il pulmino o il dopo scuola in questo caso. A questo punto ti faccio una domanda al volo, Cesare, che ci fa Ilario, ce la fa e ci chiede: conta investire nello scouting? E se sì, quanto? Ti chiedo una risposta, molto probabilmente so cosa è la tua risposta, te la chiedo al volo, perché così... Lo scouting, ti ringrazio per la domanda e ringrazio chi ci sta seguendo per questa domanda. Lo scouting è l'anima della società di calcio, come dicevi tu in precedenza, e il business, il core business della società di calcio ovviamente è creare giocatori nell'ambito dei settori giovanili. Poi abbiamo tutta una serie di attività correlate, e sposo in pieno quanto detto dal professor Paolillo, che oggi il web manager per una società dilettantistica è importante. Però l'investire sullo scouting e l'investire sulle tecnologie oggi deve essere, dal mio punto di vista, un altro dei focus della società dilettantistica. Perché? Perché lo scouting non si fa soltanto andando a prendere giocatori in Europa. Lo scouting lo fai dietro casa tua. Perché, come dicevo poco fa, il territorio spesso non è valorizzato. Cioè si pensa troppe volte ad andare a comunque scoprire giocatori nella provincia limitrofa, mentre si investe poco nel proprio territorio. Quindi lo scouting lo fai andando a vedere, per esempio, la partita che sulla carta rischia di non essere una partita di... Faccio un esempio, io mi riferisco sempre ai bambini perché è questo il tema che stiamo affrontando, ma per una società dilettantistica può essere importante avere collegamenti con gli oratori. Gli oratori sono i primi luoghi dove un bambino va a tirare calcio a un pallone. Gli oratori non sono frequentati da società professionistiche. Quindi tu devi andare a prendere il bambino e individuarne le caratteristiche. È difficile capire se un bambino a 18 anni, a 8 anni potrà fare il giocatore a 16 anni. È difficile, ma una cosa la puoi vedere, la coordinazione, per esempio, uno degli elementi su cui vengono valutati spesso i giovani calciatori. La fisicità, la caratteristica e l'intuizione e l'intelligenza quella la puoi migliorare, ma se hai un'intuizione, se tu comunque da bambino capisci da che parte arriva il pallone, per primo ci arrivi perché fai un movimento che ti permette di arrivare prima sulla palla, quello è un indice
che è molto importante. Gli scout da questo punto di vista sono bravissimi, però il consiglio che io posso dare alle società dilettantistiche che vogliono investire sui settori giovanili è andare negli oratori, dove negli oratori o comunque presso le società che non hanno uno sbocco diretto, come dire, su un palcoscenico importante. Lì si possono creare delle affiliazioni importanti, delle affiliazioni dove magari la società dilettantistica invia i propri allenatori una, due, tre volte al mese, dove comunque nell'inviare i tuoi allenatori vedi crescere un bambino e allora a quel punto lo puoi portare presso la tua società dilettantistica e iniziare quel percorso. Guarda, io ti dicevo, io conosco molti casi di bambini che hanno fatto un percorso di questo genere e quindi che si sono trovati negli anni poi a vestire maglie importanti. Tornando alla conclusione, lo scouting non è soltanto lo scouting che si fa con Y Scout per prendere il giocatore straniero, anzi lo scouting lo fai a casa tua quando magari all'oratorio del tuo paese o all'oratorio del tuo quartiere senti fischiare l'arbitro e fammi andare a vedere cosa c'è. Io ti dico, tante volte mi è capitato di assistere a delle partite e di vedere comunque dei giocatori che a occhio nudo vedevi che erano comunque dei buoni giocatori, poi si sono persi. Perché si sono persi? Ma perché nessuno è andato a richiederli, ma perché nessuno è andato a prenderli, ma nessuno è andato a vederli. In realtà poi ci sono delle società strutturate, quindi su due livelli, quindi quelle dilettantistiche che guardano il mondo, diciamo, del, come dire, amatoriale dei bambini e ludico, ok? Che giustamente devono andare a prendere il talento presso gli oratori, come ho suggerito. Poi ovviamente queste società dilettantistiche non potranno fare altro che avere alle loro spalle il focus delle società professionistiche, perché è chiaro che nel momento in cui tu fai crescere un bambino di seconda fascia, ma non so se ti è capitato di parlare con degli scout, la prima cosa che fanno, cosa guardano? Guardano i genitori. Se i genitori sono alti, quantomeno potrà diventare di quell'altezza, no? Dicono. E quindi la selezione sul fisico è già un elemento. Poi non è detto che chi è alto sia bravo, ovviamente, chi è alto può anche non essere più capace di giocare a pallone, però magari può compensare delle carenze tecniche con la fisicità. Quanti giocatori hanno fatto della fisicità la loro arma vincente? Il bambino invece talentuoso tu lo vedi da subito da come tratta la palla, poi è chiaro che dovrà crescere, dovrà misurarsi, dovrà avere forza, ma se tu non investi su quel piccolo talento, dove probabilmente il grande club non ha il tempo di far crescere, perché proprio perché magari in un certo momento dello suo sviluppo si trova in ritardo, allora il club di importante settore giovanile deve portare il risultato. Questo, esatto, club, se non porta il risultato, ha dei problemi. Quindi la crescita deve essere fatta presso un'altra. Il risultato è importante, ma non fondamentale. Dove il bambino può crescere, può permettersi anche di sbagliare una, due, tre, quattro, dieci partite, ma alla fine può fare la propria esperienza, può maturare la propria esperienza e crescere. Quindi io sono per lo scouting sempre, soprattutto nelle società dilettantistiche. Ottimo, Cesare, sei stato preziosissimo, sono sicuro che hanno preso un po' di iniziative, secondo me già da domani possono essere totalmente azionabili, ecco, almeno sulla stesura di un business model che possa avere all'interno anche questo tipo di iniziative. Cesare, ti ringrazio ancora infinitamente per il tuo tempo. Grazie a voi. E spero di rivederti qui su Cambio di Campo. Quando volete, sono a vostra disposizione anche per altri argomenti. Grazie mille. Ciao Cesare. Ciao, un caro saluto a tutti.